facciamo la correzione della verifica. Non viene fatta nessuna operazione, salvo sommarlo col resto. Chiaramente il 3x non posso sommarlo al 2 perché 3x e 2 non sono simili, la parte letterale è diversa. Quindi 2x per x fa 2x e 2 per meno 1 fa meno 2. Sono monomi simili, 3x e 2x fa 5x, poi ho 2 meno 2 che posso cancellare, che fa 0. E l'1 lo porto a destra, diventa 5 meno 1, quindi 5x uguale a 4. Per avere x devo dividere per 5 a destra e a sinistra, ottengo 4, quindi questa è la soluzione. Ok? Domande? Prego. Quando avete fatto, mi dite, facciamo la seconda. La seconda equazione, 1b, 3 metri, x più un terzo meno 2x più 1 tutto fratto 2 uguale a 1. Quindi i coefficienti sono frazioni, ma non cambia nulla. Posso separare queste due frazioni oppure moltiplicare tutto per il minimo comune multiplo del denominatore. 3 meno x più un terzo meno 2 meno x. Questo meno riguarda tutta la frazione, meno davanti alla frazione riguarda tutto quello che c'è dentro questa barra orizzontale, non solo il primo monomio. Quindi cambia il segno al primo termine ma anche al secondo. Meno e più fa meno un metro. Poi due mezzi posso prenderli come pari a 1. Quindi ho 3 mezzi x meno x uguale a 1, che è l'altra parte, porto a destra un terzo che diventa meno un terzo e il meno un mezzo che diventa più un mezzo. 3 mezzi x meno x, il denominatore comune è 2. Qui ho il denominatore comune 6. Quel meno 6 diviso 2, 3 per 1, 3, quel più. I segni sono gli stessi. 3 meno 2 fa 1. Quindi ho un mezzo x uguale 6 meno 2 4 più 3 7
Quindi se ho un mezzo di x a sinistra, per avere x devo moltiplicare per 2, dividere per un mezzo e moltiplicare per 2 è uguale. Qui ho x è 7 sesti per un mezzo, fa 7 terzi. La precedente? Oppure se preferite potevate moltiplicare tutto per 6. È uguale. Andiamo avanti? Ma quindi alla fine quanto? Ah, ok. 7 terzi. Ok. Facciamo anche l'altro modo, se vedete, moltiplichiamo tutto per 6. Ah, ok, no, perché sto facendo quello. Adesso lo facciamo insieme. Allora, partiamo da qua, se moltiplico tutto per 6, ho 6 per 3 mezzi di x più un terzo meno 2x più 1 mezzi uguale a 1 per 6. Quindi ho 6 per 3 mezzi più 6 per un terzo meno 6 per 2x più 1 mezzi uguale a 6. Qui questo rimane 3, questo va via, qui ho 2, questo va via, qui ho 3. Ok, qui qua davanti come se ci fosse meno 1, 6 per meno 1 fa meno 6. Rimane 3 per 3, 9x, più 2 per 1, 2, meno 3 moltiplica tutto quello che c'è al numeratore qui. Quindi ho meno 6, meno 3. Ok? 9x meno 6x fa 3x. A destra ho 6, 2 e il meno 3 risposto a destra diventa meno 2 più 3, 6 meno 2 8. Più 3, sì. Quindi ho 3x uguale a 7, x uguale a 7 terzi. Ok? Vado avanti? Poi la 2, nella foglia letterale, kx più 1 meno 3 è uguale a k più 2. Qui ho un'equazione di primo grado parametrica, perché c'è il k oltre la x. La x è l'incognita, k è il parametro, devo risolvere rispetto a x e discutere rispetto a k, non il contrario. Tolgo le parentesi, kx più k meno 3 uguale a k più 2. Qualunque cosa sia k, se a destra e a sinistra dell'uguale, posso cancellarlo. Tolgo un k a destra e a sinistra e mi ritrovo con kx uguale a destra ho 2, il 3 lo porto a destra, il 3, il kx uguale a 5. Qui dovrei dividere per k, ma lo posso fare solo se k non è 0. Perché? Perché se k è 0, il coefficiente della x è k. Quindi il coefficiente della x è 0 se k è 0. Che cosa succede? L'equazione diventa 0x è uguale a 5, che è impossibile. Nessun numero moltiplicato per 0 da 5. Viceversa, se k non è 0, allora posso dividere per k e ottengo x uguale a 5 fratto k, e questa è determinata.
basta che k non sia 0, perché? Perché divido per k. Ok? Vado avanti? La terza equazione comportava un prodotto, due prodotti notevoli, no, tre prodotti notevoli, pardon. Tre, è la seguente. X meno 1 alla terza, meno 3, più 2x è uguale a x per x meno 1 alla seconda, meno x meno 1, x più 1. Qui ho cubo del binomio, quadrato del binomio e somma per differenza, tre prodotti notevoli. Come diciamo quel primo, cubo del binomio, cubo del primo, x alla terza, cubo del secondo termine, meno 1 alla terza fa meno 1, più 3 volte il quadrato del primo per il secondo. Il quadrato del primo è x alla seconda. Il secondo termine è meno 1, 3 per x alla seconda per meno 1 fa meno 3x alla seconda. Poi triplo prodotto del primo monomio per il quadrato del secondo. 3 per x per il quadrato di meno 1, che fa più 1, più 3x. Meno 3 più 2x di coppio. Vado a capo. X per il quadrato di x meno 1. X alla seconda più 1 meno 2x. Meno. Se ho un meno di un prodotto notevole, mi cambierei cambiare il segno dopo aver sviluppato il prodotto, per non sbagliare i segni. Somma per differenza fa quadrato del primo meno quadrato del secondo. Ok? Noi scriviamo il primo termine, inizio la terza, li metto in ordine sommando i termini simili, così ho meno termini, meno 3 inizio la seconda. Poi ho più 3x più 2x che fa più 5x e meno 1 e meno 3 meno 4, meno 4. Uguale x per x alla seconda fa x alla terza, x per 1 fa più x e x per meno 2x fa meno 2x alla seconda. Poi ho meno x alla seconda e meno meno 1 che fa più 1. X alla terza e x alla terza sta da entrambi i lati dell'uguale. Poi ho meno 3x alla seconda e meno 2x alla seconda meno x alla seconda. Questo mi dà 3x alla seconda, che può essere cancellato. Questo rimane quindi. A sinistra 5x meno 4, a destra x più 1. Porto questo x a sinistra, 5x meno x, e porto il meno 4 a destra. E mi ritrovo con a sinistra 5x meno x che fa 4x, e a destra 4 più 1 che fa 5. Quindi x vale 5 quarti. No. Come no? Quindi rimane tutti pronti. Vado? Poi 4. Problema. In un cortile ci sono polli e conigli. In totale sono 50 teste.
ogni pollo e ogni coniglio ha una testa, quindi 50 è il numero degli animali in totale. E ci sono 140 zampe. Nota bene, i conigli C hanno 4 zampe, i polli P hanno 2 zampe. Quanti sono i polli e quanti i conigli? Beh, prendiamo per esempio X, numero di polli. Se i polli sono X, quanti sono i conigli? 50 meno X. Certo. Sono in totale gli animali meno il numero di polli. Adesso sfrutto questa informazione, il totale delle zampe. Questa l'ho già usata. Se ogni pollo ha due zampe, quante zampe hanno X polli? X per... 2x. 2x sono 3 zampe dei polli, a cui aggiungo le zampe dei conigli. Quante zampe ha un coniglio? 4. Se ho 50 meno x conigli, quante zampe avrò? 50 meno x. 4 volte 50 meno x. Questo deve darmi 140. Queste sono le zampe dei conigli. Perché si è partito così elementare quando mi fa lei? Perché lo è. Tolgo le parentesi, la mia equazione è questa, 2x più 4 volte 50 meno x uguale a 140. Quindi ho 2x più 4 per 50 fa 200 meno 4x uguale a 140. 2x meno 4x fa meno 2x uguale a 140 meno 200, che fa meno 60. Devo dividere per meno 2 e ottengo che, udite udite, i polli sono 30, i conigli 50 meno 30, per gli amici 20. Conigli hanno quante zampe? 20 conigli. 20 volte 4 che fa? 80. I polli? 30. Hanno 30 per 2 che fa? 60 più 80. E hai verificato che i dati sono giusti, che i risultati sono corretti. Vado avanti. Problema numero 5. Giorgio ha 48 anni. Sì, 48 anni. Adesso. Età di Giorgio attuale 48 anni, mentre il figlio ne ha 22. Età attuale 48 e 22. Quanti anni fa, cioè quanto tempo devo tornare indietro negli anni affinché Giorgio, il padre, abbia 3 volte l'età del figlio? Quanti anni devo andare nel passato affinché si verifichi che il padre
abbia 3 l'età del figlio. Ma X anni fa il padre quanti ne aveva? 48 meno X. E il figlio? 22 meno X. Ecco l'equazione. Gli anni passano nello stesso modo per il padre e per il figlio. Ergo? 48 meno X uguale a raddoppio 3 per 22 fa 66, 3 X lo porta a sinistra e 48 a destra, meno X fa 2X, 66 meno 48 uguale 9. 9 anni fa il padre aveva il triplo dell'età del figlio. Prego. Ma perché 48? Se l'età attuale è di 48, un anno fa quanti anni aveva? 46. 2 anni fa quanti anni aveva? 46. Che operazione hai fatto? Dall'età attuale togli quanti anni fa? E lo stesso vale per il figlio povero, perché anche lui fa un anno all'anno. Non è che invecchia più facilmente, qualche volta sì, ma insomma il numero è questo. Ok? Obiezione? No. Ultimo. In un'aula. Da un'aula, pardon, escono inizialmente 4 studenti. Numero di studenti che escono. Poi escono 2/3 dei rimasti. Escono. Infine, 8 studenti rimasti in aula alla fine, dopo che sono usciti questo gruppo e questo gruppo. Quanti erano gli studenti nell'aula inizialmente? Ok? Quindi X numero studenti. Nell'aula. Ok? Bene. Se ho X studenti, il primo, la prima uscita ne escono 4. Quanti me ne rimangono? X meno 4. Primo punto. Da X ne escono 4. Me ne rimangono X meno 4. Ok? Rimasti. Il secondo gruppo di studenti che esce quant'è? X meno 4 di 2/3 di questi. 2/3 dei rimasti escono. Ok? Quindi da questi, che sono quelli rimasti dopo la prima uscita, devo togliere 2/3 di questo. Quindi dopo la prima uscita rimangono X meno 4 meno, escono i 2/3 di X meno 4, cioè di quelli rimasti, e mi ritrovo con 8. Ecco l'equazione. Studenti rimasti dopo la prima uscita meno quelli che escono la seconda uscita uguale a quelli che rimangono in aula. Quindi X meno 4 meno 2/3 X meno per meno fa più 2 per 4, 8/3, uguale a 8. X 2/3 X li lascio a sinistra. 8. Sposto a destra il meno 4.
posto a destra il più 8 terzi. Dimmi se ci siete. Finiamo, ancora un secondo. Allora, x meno 2 terzi di x fa 3 meno 2 terzi di x. E a destra ho 8 più 4 che fa 12 meno 8 terzi. Un terzo di x è uguale a 3 per 12, 36 meno 8 terzi. 28 terzi. Che erano inizialmente 28 studenti. Ok. Ci fermiamo qua.